Ciao a tutti e ben ritrovati dal vostro Yuza. Siccome sarà la 20ª volta che riprovo a riregistrare sto pezzo, la farò breve. Questo è un video un po' diverso che introduce una nuova rubrica che si chiama Il Notturno, ovvero appunto dei video che verranno caricati di notte con riflessioni o curiosità varie riguardo al mondo dei videogiochi. Quindi mi viene un'idea, faccio il video, lo condivido con voi. Saranno video fatti un po' a cazzo di cane, come vengono vengono, perché la notte non mi posso mettere a far casino con la Reflex. E questa era l'introduzione che ci ho messo 40 minuti a registrarla. Comunque, oggi parliamo un po' di Resident Evil 1.5, ovvero la versione di Resident Evil 2 che non ha mai visto la luce. Era un gioco completamente diverso rispetto a Resident Evil 2 che conosciamo, e aveva come protagonisti sempre Leon Kennedy e una ragazza di nome Elsa Walker. Era sempre ambientato a Raccoon City, ma le location, i quadri, era tutto diverso, era proprio un gioco a parte. L'unico modo per poter giocare, per mettere mano a questa versione, era avere un demo disc che Capcom aveva distribuito durante il Tokyo Game Show, dove all'interno c'era il gioco completo fino al 40%. Poi, ad un mese dall'uscita, la Capcom ha deciso di prendere e buttare tutto, ha detto no, lo rifacciamo da capo, e hanno fatto poi uscire quello che tutti conosciamo come Resident Evil 2. Questo fino a poco tempo fa. Infatti il demo disc, per quanto fosse una versione incompleta, conteneva tutti i file necessari che messi insieme formavano il gioco intero. Un hacker quindi è entrato in possesso del disco e sta man mano rimettendo insieme i pezzi di questo gioco. E ha reso disponibile online una versione giocabile. Quindi eccoci qua, pronti a giocare a Resident Evil 1.5. Allora, Leon S. Kennedy, che lo conosciamo tutti. Ed Elsa Walker, eccola qui, con la tuta da motociclista. Oh, ecco qua. Partiamo direttamente con gli zombie che ci si vogliono pappare. Allora, vediamo nel menu che cosa c'è. Niente. E vince nessuno. A terra c'è una motocicletta, molto probabilmente di proprio di Elsa, che è entrata sfondando i vetri e abbassando le saracinesche per rifugiarsi. Però ovviamente questa scena di intermezzo non c'è, me la sono immaginata io. Una release ancora molto molto incompleta questa. Infatti, se ci fate caso, io non riesco neanche a equipaggiare. No! 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 2 hours later. Non so cosa sto facendo. Dai, no, ho resettato. Vabbè, comunque. Allora, vediamo un po' pure Leon. Leon che parte da un tetto. Oh, meno male, almeno tu c'hai la pistola. Una pistola che non spara. Perché non spara? Ah, bene! E con cosa ho ricaricato allora? Vabbè, andiamo avanti. Via, 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 corvacci, via, via. Non si spostava quella porta, quindi. Ecco, questo penso sia un simpatico messaggio da parte di chi sta compilando i dati di questo gioco, perché c'è scritto: questa stanza non l'ho ancora fatta. Come vedete, il gioco è proprio completamente diverso. Qua c'era una fiala. Ed è molto bella come. Cioè, è proprio bello poter. Che cacchio? No, dai. Dove? No, dai. Vabbè, sono asceso. Sono asceso, signori! Dai, scendi. Poi vediamo insieme. Ecco. L'obitorio. Perfetto. Meglio di così non me lo potevo andare. Dai, sul serio. Perché sali lì? Ma perché? Come potete vedere, è è ovviamente buggato. L'ultima e poi rimetto Elsa. Jump poteri di room. Ok. Oh, vabbè. Allora no, facciamo veramente l'ultima location con Leon, perché non è possibile che sono solo bug con lui. E facciamo garage. Oh, ho beccato una scena d'intermezzo. Questa? Ah, è più veloce, eh? Comunque, Ada Wong in veste di dottoressa. Una veste inedita. Rispetto a Resident Evil 2 che conosciamo tutti. Ok,
Ok, una sorta di gorillone mutante. Ai ai. Titoli velocissimi, però. Ah, mi nasconderò qui ed è sparita. No, 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 no. Io, però, poi non ho capito, nella scena se ne era visto uno, perché ce ne stanno due? Cioè, vabbè, comunque. Vediamo come muore un Leon. Magari in un posto in cui si vede. Aio, aio. Oh, però le regge il bot. Ecco. Veramente, veramente figo vedere queste cose. Morto. Ok, adesso passiamo ad Elsa. Il poligono di tiro. Vediamo un po' che cosa c'è. Ok, bello bello. Sarebbe proprio bello poter giocare al gioco, questo gioco in via ufficiale, ma... Oh cacchio. Sì, vabbè, uno, due, vabbè, tre. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Fighe queste animazioni. Che calcia via il cane. E... Ho trovato il trucco. Li prendo tutti e tre con una pugnalata. Vabbè, fantastico. Perlomeno non morirò. Bello, 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 bello. Beh, almeno è successo qualcosa, no? Ok, allora. Vediamo un po'. Elevator. Giustamente, elevatore. Elevatore che non dice nulla da nessuna parte. Se clicco non succede niente. Staircase. Lol. È Claire. Vabbè, andiamo avanti. Oh, una macchina da scrivere. Quanti ricordi. Allora, apriti sedano, niente. Torniamo su. And she's buying a stairway. Allora, vediamo questo. Via 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 via. Via 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 via. E giustamente non si apre. Vabbè, comunque. Allora, l'ultima stanza. Questo era Resident Evil 1.5, Resident Evil 1.5, non fate precisini, lo so benissimo. Che cosa sta succedendo? Che cazzo? Vabbè. Vabbè, ha deciso di salire sul fax. È inquietante sta cosa. Comunque, questo era... Oh, basta? Vabbè. Questo era Resident Evil 1.5. Io spero vi sia piaciuto il video, io sono contentissimo di aver potuto provare questa versione, trovatela online, perché tanto si trova, basta fare una piccola ricerca. E che dire, Capcom, smettila di fare 8000 remake, cazzo, cioè, hai buttato Billy Cohen su Resident Evil Zero, non si è più visto, hai fatto fare una fine del cacchio su Resident Evil 5, infatti il 6 non l'ho più giocato. Cavolo, fai un gioco, fai uno spin-off con questi personaggi. Togli Leon, metti un altro personaggio e fai un altro gioco. Voi siete d'accordo? La Capcom dovrebbe fare un gioco utilizzando Elsa Walker che è scomparsa nel nulla? Fatemi sapere tra i commenti, se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!